Oggi andiamo a raccogliere la piantagine, un'erba molto comune che cresce un po' dappertutto sui prati e lungo i sentieri. È un dono della natura che si adatta a molteplici usi e ne possiamo beneficiare in tanti modi. Cosa stiamo raccogliendo? Stiamo raccogliendo della piantagine, un'erba primaverile. Piantagine. Sì, piantagine lanceolata. E ho intenzione di fare un oleolito. Qui ho preparato un pentolino con dell'acqua dentro che ormai è calda. Io ho messo la fiamma bassissima, ho messo sopra anche una piastra in ghisa perché quest'acqua non deve bollire. Adesso sto tagliuzzando la piantagine. Piccoli e la metto nel contenitore con 100 ml di olio d'oliva. Mescolo con il bastoncino. E così abbiamo preparato tutto per l'estrazione a caldo delle sostanze nutritive e curative della piantagine. Adesso metto nell'acqua preparata ad una temperatura tra i 60 e 80 gradi, come abbiamo fatto vedere prima, e qui deve rimanere per circa 2 ore. Mescolerò ogni tanto con questo bastoncino in legno. L'acqua non deve bollire. Bene, dopo circa 2 ore a bagnomaria, procediamo al del nostro oleolito alla piantagine. Adesso aggiungo 2 cucchiaini di cera d'api in granuli e dopo rimettiamo a bagnomaria. E adesso aspettiamo che si sciolga dentro l'olio, giriamo ogni tanto con il bastoncino di legno finché non si è sciolto del tutto. Ecco, la cera d'api si è completamente sciolta nell'olio d'oliva con l'estratto di piantagine. Bene, adesso si è intiepidito e possiamo aggiungere qualche goccia di olio essenziale di eucalipto. E qualche goccia di olio essenziale di lavanda, che aumenterà anche la conservabilità. 3-4 gocce bastano. Comincia già ad addensarsi, adesso possiamo travasare. Io ho qui 2 contenitori, uno più grande e uno più piccolo. Quello più piccolo perché così lo possiamo portarcelo dietro senza problemi. I vasetti naturalmente li ho disinfettati con dell'alcol.
adesso aspettiamo che si solidifichi del tutto. Ecco il prodotto finale, la nostra pomata di piantagine. Allora, le proprietà della piantagine quali sono? La piantagine è antibatterica, emolliente, cicatrizzante, è antipruriginosa, quindi se abbiamo una puntura di insetto possiamo subito spalmarla e così alleviare il prurito o su piccole ferite. E poi anche in caso di tosse spalmare sul petto. Adesso faccio vedere come qui si è completamente già raffreddata e solidificata, si spalma in modo semplicissimo. Cosa ci fa un vasetto così piccolo qua? Ci serve da portarlo dietro in gita. Lo portiamo dietro in gita. In gita? Sì. E sì, cosa sì. Serve? Oggi andiamo a raccogliere la piantagine, un'erba molto comune che cresce ovunque nei prati e lungo i sentieri. Ferma tutto. E questo vasetto qui piccolo perché riempito così? Questo vasetto piccolo? Non è possibile! E questo vasetto perché?